Una delle questioni importanti del momento è senza dubbio la nascita delle città metropolitane. Cioè in questo momento le città sono sottoposte ad un nuovo regime di governo del territorio che include ai capoluoghi delle ex province tutti i comuni della loro conurbazione. Questo significa aprire alla ricerca su territori che sono sfuggiti negli ultimi 50 anni ad una pianificazione coerente. Questo se da un lato può far immaginare di ritrovarsi a fare i conti con territori densi di rottami della passata stagione urbanistica, in realtà queste sono aree che offrono anche enormi opportunità, soprattutto in chiave ambientale. È possibile ritrovare in questi paesaggi una tale forza legata alla vegetazione del paesaggio che è possibile immaginare come progetti che vadano a interpretarli possano costruire dei veri e propri canali naturali che potrebbero sviluppare delle nuove connessioni a una mobilità soffice verso il centro dei capoluoghi. Questo è un aspetto molto interessante della progettazione degli ultimi anni. Certo che per farlo è necessario avviare una stagione di seria osservazione. Questi sono territori poco conosciuti, non basta immaginare che siano periferie delle periferie, non è così, sono delle vere e proprie frontiere con una vita che va capita, va percorsa, va attraversata. Per farlo è necessario che le amministrazioni si rendano conto che è necessario mettere in campo delle competenze che aiutino gli urbanisti e gli architetti a questo lavoro di interpretazione. È necessario che la prossima stagione di ricerca veda gruppi di lavoro dove diverse discipline, soprattutto quelle delle scienze sociali, concorrono a trovare nuovi significati. Ecco, servono nuove parole, servono nuove definizioni. Questo da un lato. Dall'altro bisogna anche fare i conti con il fatto che viviamo una stagione nella quale le amministrazioni sono strangolate quasi tutte dal debito. Questo impone alla politica delle decisioni molto controverse, piene di insidie legate alla cartolarizzazione del bene pubblico, soprattutto delle perle di tutti i beni più preziosi, che sono quelli che possono portare denaro in cassa e sanare i bilanci. Ecco, questa è una stagione che va controllata. Bisogna tornare ad immaginare come le amministrazioni possano interpretare il senso della valorizzazione del patrimonio pubblico. La valorizzazione del patrimonio passa attraverso i progetti che guardino a questi beni nella possibilità di rigenerarli, di offrirli ai cittadini e immaginare dei percorsi mediati, agevolati, in modo che questi beni attualmente in disuso possano essere riportati in vita, fatti attraversare dalla vita. Qui oggi porterò la mia esperienza di lavoro degli ultimi anni con alcuni progetti attraverso i quali vorrei trasmettere la necessità di immaginare progetti come processi, cioè dare il tempo di maturazione delle cose. È necessario che i progetti vengano accompagnati anche per alcuni anni. È necessario che gli spazi nei quali si va ad agire, gli spazi più deboli, le frange più povere del tessuto urbano siano attraversate e accompagnate da progetti che si insediano, ascoltano e gradualmente producono dei segni che sono una reale emancipazione, cioè vedere il progetto come processo ma anche come strumento critico di emancipazione dei cittadini. Ellie.